Buongiorno, oggi cucineremo una semplicissima pasta con il tonno. Partiamo da una pentola a freddo. In una sola pentola cuciniamo sia la pasta che il sugo. Vediamo come. Prendiamo una pentola, non c'è assolutamente nulla all'interno della pentola. Mettiamo il tonno, semplicemente con la sua olio della scatoletta, nessun altro condimento. Ci mettiamo qualche oliva, anche un po' di capperi se vi piacciono. Un po' di sugo di pomodoro. Ovviamente manca la pasta. Mettiamo la pasta cruda, sì, cruda. La pasta cruda. Mettiamo acqua a filo della pasta. Senza girare. Mettiamo un po' di sale. Mettiamo il coperchio magico e mettiamo sul fuoco. Vediamo un attimo prima di mettere sul fuoco il coperchio. È un coperchio particolare con dei fori sottostanti, detti fori di Venturi, che servono per far fuoriuscire il vapore quando il contenuto della pentola va in temperatura. Il vapore tocca la campana soprastante, si raffredda, rientra dentro e formula un ricircolo d'aria che fa cuocere tutto alla perfezione senza girare e senza assolutamente aprire nemmeno il coperchio. Mettiamo sul fuoco. Fuoco vivo per qualche minuto finché non fuoriesce il vapore dai fori, dopodiché abbassiamo un po' la fiamma e cronometriamo il tempo di cottura della pasta. Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers. Ok, il tempo di cottura della pasta è scaduto. Spegniamo il fuoco e lasciamo coperto con il coperchio per 1 minuto circa prima di aprire e servire. È passato 1 minuto e senza avere mai durante la cottura mai alzato il coperchio né aver girato nulla, il risultato è questo. Il risultato è questo. Non si è attaccato nulla sul fondo, è tutto perfettamente amalgamato e possiamo servire a tavola.